Portieri Etafia della Nigeria e Valladares dell'Honduras. Minor, Suazo e Martinez, le due punte. David Suazo, attaccante del Cagliari, e Leon, arbitra. La Nigeria deve ritrovarsi assolutamente nell'intervallo, sta rischiando moltissimo. Contropiede, fa tutto da solo Ikedia, poi allarga Agaowa, posizione di fuorigioco, mette giù Babayaro, apre Olise, vediamo Ikedia nell'uno contro uno col capitano Mario Guerrero, ancora Ikedia, numero Ikedia, area di rigore, Ikedia mette in mezzo, porta vuota, rete, 1-1 della Nigeria, segnato Igbina Dolor, esattamente, rivediamo, Ikedia evita prima il capitano Guerrero, poi l'altro difensore che stava per andarlo a chiudere, dà il pallone vincente a Igbina Dolor, ancora ha fatto fuori prima Guerrero e poi Montoya, facilissimo il gol. Okunowo, Ikedia, grandi palleggiatori nigeriani, ancora Ikedia, numero, viene via in mezzo a due, ancora lui, Ikedia si porta a rimorchio tre difensori, alla fine va giù, poi Okunowo, Ikedia, suo cross in mezzo anticipato a Yegbeni, poi la botta da fuori ed è grande la risposta di Valladares. Rivediamo ancora, cross di Ikedia, anticipo su Yegbeni, poi Garba, sinistro, secco, non c'è tempo da perdere per la Nigeria perché l'Honduras sta rivelando formazione quanto mai pericolosa, ancora Ikedia, vediamo Yegbeni, trova spazio per il cross, l'anticipo, il centrocampo, recuperano i nigeriani, pallone giocato spessissimo nella zona di Ikedia, lo cercano tutti, ancora Ikedia, allunga, mette in mezzo, arriva Montoya a liberare Okunowo, Ikedia, ancora rapidissimo Ikedia, mette in mezzo forse col braccio, c'è una deviazione, un difensore, poi martedì 19 qui ad Adelaide, Italia Nigeria e Australia Honduras a Sydney, ancora Ikedia, tre su di lui, lo temono molto, cambia tutto la Nigeria, pallone nel settore di Ikedia, si sovrappone Okunowo, fa tutto da solo Ikedia che salta un avversario, cerca di affondare, va via, poi mette in mezzo, pallone pericolosissimo, salva tutto Isagir, finisce dunque ad Adelaide, Nigeria e Honduras pareggiano 3-3, le due formazioni sono inserite nel girone dell'Italia e l'Italia dovrà vedersela.